Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Giuseppe Roccasalvo, vi parlo per conto del portale Vision Forex. Parlo a voce bassa perché purtroppo mi si è andata la voce, ma ci tenevo a realizzare questo video perché voglio farvi notare una cosa molto interessante per quanto riguarda il cambio primario, l'euro contro dollaro. Fate attenzione a questo video, subito vi mostro in sovraimpressione il grafico che mostra in maniera abbastanza chiara quella che è la posizione dei piccoli operatori sul mercato e come si stanno comportando nelle ultime settimane. Secondo voi cosa sta accadendo? Se guardate il grafico, infatti, viene mostrato come la percentuale degli short sia in grande minoranza rispetto alla percentuale dei long. È un campione importante perché è stato preso da MyFX Book, quindi comunque un campione alla quale possiamo in qualche modo fare oggettivo riferimento. Se voi notate infatti sul cambio euro dollaro, le posizioni short sono il 17% dei piccoli operatori, cioè di noi piccoli trader, a differenza dell'83% che sono tutti posizionati a rialzo. Altra cosa sulla quale ci dobbiamo andare a soffermare, poi vi farò vedere una cosa molto curiosa sul grafico in tempo reale, è proprio che se guardiamo la media del prezzo long degli operatori, di tutti gli operatori del campione, sono long intorno a una media dell'1,15 e 0,2, significa che sono già in perdita di oltre due figure sul mercato. Quando la maggior parte dei broker, e noi ne siamo appunto una conferma all'interno delle nostre dirette quotidiane, fa presente che un campione importante, una percentuale superiore alla maggioranza, perde dei soldi sul mercato, in effetti è vero, perché il piccolo operatore tende sempre a posizionarsi contro il mercato. Vi ho mostrato questo grafico perché ci fa riflettere come ancora una volta la maggior parte dei piccoli operatori, non tutti ovviamente, si trovano contro il mercato e al momento sono in sofferenza per oltre due figure circa, quindi significa 200 pips di euro dollaro. Andiamo a vedere però il grafico perché ho notato una cosa molto curiosa che voglio farvi notare. In questo caso so che delle volte quando si fa speculazione di breve termine non si prendono time frame di medio lungo termine, ma soffermiamoci tutti assieme sul grafico mensile. Beh, se guardate il grafico, io ho preso un grafico dal 1980 ad oggi e si nota come c'è un supporto davvero molto interessante, un supporto dinamico che segue da tantissimi anni l'andamento al rialzo del cambio euro dollaro. Lo vedete nei punti 1, con i minimi dei punti 2, con i minimi dei punti 3 e con i minimi dei punti 4. Inoltre, a livello statico, ho individuato anche un'area tonda, tra l'altro di prezzo, che potrebbe essere un livello di supporto davvero molto interessante. Potrebbero andare a coincidere, infatti, quello che è un supporto dinamico con un supporto statico di medio-lungo termine, supporti che gli institutional, cioè istituzionali, potrebbero attenzionare davvero con molto molto interesse, che ho appunto intitolato con il punto 5. Perché vi ho voluto fare questa breve analisi sul cambio euro-dollaro? Direte voi. Perché siamo posizionati, la maggior parte di noi, al rialzo dall'area 1,15 con dei prezzi attuali in area 1,1280 e nonostante il cambio abbia perso tanto nell'intraday e quindi nel brevissimo possa fare dei brevi ritracciamenti a rialzo, beh, sembra quasi esserci una zona calamita ben più sotto dove, qualora volessimo fare speculazione o in alternativa fare investimento, probabilmente l'area intorno all'1,10 potrebbe darci dei chiari segnali di prezzo al rialzo sulla quale creare speculazioni di breve, investimenti di lungo, minimizzando quello che è il fattore rischio, quindi avendo degli stop molto stretti, e massimizzando quello che potrebbe essere la resa dell'investimento stesso. Tutto ciò si verifica se accade quello che è accaduto nel punto 1 nell'86, nel punto 2 nel 2002, nel punto 3 nel 2017 e nel punto 4 nel 2020. Saremo a vedere all'interno del canale se ancora una volta si verifica quello che si è verificato negli ultimi 30 anni per quanto riguarda uno dei cambi più chiacchierati. Se hai trovato questo video interessante ti chiedo di cliccare un like, se non sei iscritto al canale e trovi contenuti utili iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su tutte le nostre prossime novità. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.